Cremona Circuit, il teatro sul quale si corre il secondo round dei trofei MP Exhaust Moto Estate. 3700 metri di pista, 6 curve a destra e 7 a sinistra, un tracciato tecnico e veloce per una giornata storica. È il battesimo delle gare per la pista dedicata ad Angelo Bergamonti e saranno proprio i piloti del Moto Estate a fare da cerimonieri. Per la prima un parterre d'eccezione con tanti nomi illustri ad impreziosire le griglie, ma adesso giù la visiera, la parola passa ai motori. Bentornati, Cremona Circuit, si stanno andando ad allineare i ragazzi dell'RBF, qui al mio fianco, sempre super, Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno a te Andrea, pole position di Villani, 1.38.901 con Rocchio e Chimirri a chiudere quella che è una fila importantissima, la prima, 1.38.9 Villani, 1.39.9 Rocchio, 1.42 Chimirri, seconda fila che si apre con Brancato, poi Zavaglia e a Cornero, terza fila con Bernocco, Cazzanello, Colombari, ci aspettiamo un gran bello spettacolo, è una nuova disciplina, possiamo chiamarla, in quel del Moto Estate, però siamo sicuri che ci sia spettacolo da vendere. Assolutamente, assolutamente, nuova categoria, nuova pista, quindi dai, tutto nuovo, divertimento assicurato. Tutto è nuovo, non è sicuramente nuovo quello alla quale assisteremo, la cosa alla quale assisteremo adesso, cioè l'accendersi e lo spegnersi dei semafori per quanto riguarda il Cremona Circuit. Eccoci qui, la bandiera verde che sventola, si sta per partire, vanno a partire tra pochi piloti, via, eccoli qui subito la partenza, vediamo con qualche impennata, speriamo che non ci sia stato nulla all'avvio, con la pole di Villani che ha strappato un secondo di distacco rispetto a Rocchio. Intanto siamo già live con Accornero, Andrea, che partiva dalla sesta piazza, mi sembra che probabilmente abbia mantenuto quella posizione, intanto adesso cerchiamo anche un po' di incastrare, di intelaiare le varie moto. Ti chiedo subito Andre se secondo te ad esempio anche in questo caso la performance, il grip si può sentire anche in questa categoria, ad esempio per quanto riguarda le gomme? Sì, diciamo probabilmente sì, anche se i tempi rispetto magari alla 1000 Open sono un po' più alti, quindi sì, si avvicinano, diciamo, molto alla 300 Super Sport. Sì, se vai a vedere, sì, esatto. Sono sì. Forse no, forse sono ancora un po' più bassi, però in realtà quando arriviamo dalla quinta piazza in poi ci troviamo ad commentare una gara su questa falsariga. Speriamo in quello spettacolo, ne siamo certi, perché era stato uno spettacolo anche a Varano. Ricordo benissimo le palpitazioni per quella che è una prima assoluta per quanto riguarda questa categoria. Villani, intanto e Rocchio stanno provando già a scappare, stanno cercando di mettere gas, di dare il loro ritmo, di imprimerlo, mentre siamo qua con Nicola Colombari che partiva dalla nona piazza e cerca di risalire la china. Non una grande partenza per lui. Sì, non una grande partenza, però anzi sta perdendo anche un po' sul rettilineo lì. Infatti hai ragione, ad esempio siamo qua con Lifrieri. Oddio, non... forse va lungo, no, sì. No, riesce a correggere, sì, naturalmente sì. Perde la posizione che stava cercando di acquisire sul diretto avversario. E allora andiamo a capire un po' qual è fare un po' un check. Villani, Rocchio, Bernocco, poi c'è Brancaro, Accornero, Zavaglia, Lifrieri, Favaro, Cazzanello, Borgonovo, La Rosa. Colombari ha avuto uno spunto non buono, si trova in una posizione bassissima, partiva dalla nona piazza, sicuramente deve rivedere qualcosa per quanto riguarda questo avvio, mentre sto cercando anche un po' di fare mente locale, di capire un po' quali sono le situazioni che si vanno ad incastrare in questa prima fase. Vediamo tanti sorpassi, l'importante, come ribadivamo anche l'altra volta Andrea, e speriamo che non ci si faccia male, anche perché alcuni piloti sono esperti, mamma da quella, l'ho visto uscire fuori male sì, l'importante è non farsi male Andrea, perché sono piloti che sono alcuni proprio amatori alle nuove prime esperienze. Sì, infatti probabilmente penso anche che la problematica di tanti di questi piloti esordienti è che non sono magari abituatissimi alle partenze, quindi magari sì, hanno fatto delle giornate come pareggiamenti, come prove libere, ma in queste giornate non si fanno mai partenza da fermo, quindi magari come nel caso precedente che parti in nona posizione, sbagli la partenza un attimo e ti ritrovi in ventesimo, ecco, quindi questo è il Lifrieri ad esempio inquadrato dalla dodicesima all'ottava, prova a francobollarsi a Zavaglia e a Cornero che si stanno cercando di scambiare favori a vicenda. Lifrieri scavalcato da Favaro e questa è la problematicità
di questo allungo. Intanto vediamo che prova a riscavalcare il diretto concorrente, mentre Villani sta prendendo un buon margine su Rocchio. Siamo alla fine del secondo giro, all'ingresso del terzo, e si è già creato un gap clamoroso sul primo degli altri, che è Bernocco, inseguito da Brancato, Piero e Zavaglia. Sì, effettivamente sì, beh, ma già dalle qualifiche avevano fatto vedere un passo un po' diverso, e quindi si sta semplicemente replicando quello che era già scritto nella qualifica. Chi non è partito in maniera anche abbastanza, poi indugeremo anche su questo, è Chinirri, che partiva dalla terza piazza, Andrea, ma non è in classifica e non è proprio partito. Quindi è anche questa probabilmente una delle motivazioni che spinge a fare un certo tipo di considerazioni con Bernocco e Brancato, terzo e quarto, che stanno comunque cercando di avvicendarsi e di provare in qualche maniera a costruire una gara diversa rispetto a quei primi due che fanno un altro sport. Intanto l'ingresso, vediamo se gli chiude, gli sbatte la porta in faccia e riesce in maniera abbastanza importante e accomodante. Vediamo se prova il controsorpasso qui nell'ingresso. No, non ci riesce. È una bella sfida questa, probabilmente ce la trasciniamo fino alla fine della gara. Gara molto più corta, Andre, 9 giri. Te l'ho già chiesto prima, le gomme non penso che possano soffrire chissà quanto. Non penso proprio, anche perché appunto girando quasi 10 secondi rispetto a una Open, se hanno fatto loro 13 giri in quei tempi lì, non penso che girando 10 secondi più piano... Non siamo su una MotoGP dove devi percorrere 27 giri, allora lì sì che devi tenerti a Cornero alle spalle di Zavaglia. Vediamo se prova l'attacco, mi sembra che sia lontano, però prova a sfruttare la scia. No, non ci riesce anche perché l'ingresso è molto complicato. E allora non va, passa Villani, quarto giro, lo vedrete tra poco. Eccolo qui, Rocchio, Brancato e Bernocco alle spalle a fare da sparring per la terza piazza. Vediamo se ci sarà sfida da questo punto di vista tra quei due che dietro erano abbastanza distaccati, come si stanno distaccando in maniera importante Villani e Rocchio. Rocchio che inizia a pagare praticamente 5-7 decimi a giro, e adesso è un distacco che inizia a diventare abbastanza importante. Tanto live con Liffrey, vicino, tanto vicino. Mamma, Liffrieri, che rischio su a Cornero. C'è un gruppetto piano Favaro a Cornero, Liffrieri che si sta formando e che ce ne veramente potrebbe dire e dare di tutto. C'è anche Zavaglia in realtà. Zavaglia, piano Favaro a Cornero e Liffrieri sono tutti non vicini, Andre, ma sono attaccati. Attaccati per modo di dire, questo vuol dire che potrebbe esserci gara da quel punto di vista. Sì, sì, beh, poi delle volte si divertono di più nelle retrovie piuttosto questo che davanti. Questo me l'hai insegnato, non bisogna mai disdegnare le retrovie, anche perché lì può succedere di tutto. Eccolo qua, il primo dei tanti sorpassi che magari vedremo. È nuovo per tutti, si devono abituare. Brancato, Bernocco, terzo e quarto, Zavaglia, piano Liffrieri ad esempio è nono ancora, scavalcato da Cornero di nuovo, con Favaro in settima posizione, Villani e Rocchio che la fanno da padrone. Intanto qui se le stanno veramente dando come se fossero in una scazzottata questi piloti che stanno cercando di sopravanzarsi tra di loro. Liffrieri a Cornero, abbiamo anche Favaro. Intanto ho visto una frenata e al limite c'è stata una controrisposta. Una controrisposta. Quinto giro, quindi siamo praticamente a metà gara. Andre, davanti fanno veramente storia a sé Villani e Rocchio. L'esperienza paga. Sì, beh, questo è abbastanza palese come cosa, ma probabilmente mi sembra di rivedere la stessa cosa di Varano. Ecco, quindi più o meno non cambia. Esatto, non cambia la solfa, non cambia che c'è sempre comunque Rocchio davanti che cerca, seconda posizione, di tenere le redini e la distanza con Brancato che ha scavalcato Bernocco. Dai. Siamo al penultimo ormai e i ragazzi con Villani, mamma mia raga, ha fatto un solco Villani. Davvero. Sì, se pensi che dava semplicemente 7-8 decimi al secondo che è Rocchio, quindi diciamo in 10 giri sono 7-8 secondi al secondo. Sta veramente continuando a fare quello che noi chiamiamo uno sport a sé, ma quella che un po' è la sua gara. E lo dicevi anche prima, quando abbiamo assistito ad esempio anche alla Solo di Gennai, dicendo quando a un certo punto parti è come se non avessi la percezione, quindi decidi di proseguire anche magari rischiando qualcosina, ma lo fai perché sei anche in fiducia. Evidentemente Villani in questo caso è in fiducia totale. Certo, come dicevamo, continuare a tirare fino alla fine ti aiuta perché mantieni la concentrazione e
Anche perché dal momento che dici Lifrieri alle spalle di Zavaglia, lo scavalca, Lifrieri corona una marea di sorpassi per lui, si trova adesso in quinta piazza, però non so se questo davanti a questo punto sia Bernocco oppure se sia stato scavalcato. No, è un doppiato. Ecco perché Bernocco e Brancato si giocano la terza piazza, un po' più avanti Lifrieri infila Zavaglia e si piazza in quinta posizione. Super gara di Lifrieri, anche perché Lifrieri partiva dalla dodicesima, si trova in quinta, ma ha sorpassato uno dietro l'altro tutti i piloti dalla nona alla quinta. Grandi, grandi sorpassi bella da rimonta, parte sì. di Fabio Lifrieri. Ha fatto proprio una bella rimonta e dai, adesso arrivare... E arrivare alla fine. No, sì, no, soprattutto sto pensando arrivare in zona podio, forse... È difficile, sono molto lontani il terzo e il quarto, anche perché Villani si appresta a chiudere l'ottavo giro e siamo al final lap. Villani sta conducendo una gara in solitaria, un po' mollato in questo caso Andre, Rocchio insegue, evidentemente ha Beh sì, non ha neanche senso cadere per andare a prendere una persona che è da... Ci sono due doppiati, forse anche questa è una delle motivazioni tali per cui ha un po' decelerato Villani, se possiamo parlare di decelerazione in questo caso. Siamo live con Colombari, che ha avuto qualche problema, che ha faticato in precedenza, che sta cercando con le unghie e con i denti perlomeno di agganciarsi al trenino guidato da Luccini, che poi vede anche D'Aquila alle spalle, Colombari dietro. Colombari che ha avuto una partenza sbagliata, ma che comunque sta provando a risalire. Andre, abbiamo veramente visto una gara interessante, bella, bella. L'RBF Cup, non abbiamo visto nessuna caduta, questa forse è la cosa più importante. Esatto, anche perché dai, ci sta e bisogna divertirsi, visto che è un campionato a livello un po' più meno professionisti, quindi dai, è la cosa importante divertirsi, portare a casa la moto e fare una bella esperienza. Esatto. Questo è molto importante, Andre, mentre ci accingiamo probabilmente tra poco a vedere Super Alessandro Villani vincere l'RBF Cup. Stiamo aspettando, anche perché siamo on board live con Colombari che prova, ma non mi sembra che possa riuscire ad avere le cartucce per arrivare ad Aquila e a Luccini. Sono molto distaccati. Almeno vedo un secondo e mezzo l'uno con l'altro. Finisce qui, eccolo qui, vince Ale Villani, facile facile, l'MLM vince Villani. Aspettiamo anche il buon Rocchio alle spalle, che deve avere qualche doppiato da scavalcare. Eccola qui la bandiera, scacchi che sventola, arriva Rocchio, arrivano Brancato e Bernocco affiancati a Paiati. Comunque alza la manina Rocchio, come per dire ho finito la gara, alza la manina probabilmente anche Brancato, poi Bernocco, Lifrieri, Zavaglia a darsi battaglia con una fucina di piloti che passano. Vediamo il raffronto cosa dice. Sì, Lifrieri quinto, sesto Zavaglia, Cornero, Favaro, Ambrosini, Cazzanello. Eccoci qua, gara 2 per quanto concerne la Race Attack 1000, mentre vanno ad incastonarsi tutti quanti i piloti dopo una gara 1 bella. Assolutamente bella, abbastanza combattuta. Ci aspettiamo di vedere una gara 2 forse un po' più spinta. Sì, perché dai, abbiamo visto il grande sorpasso di Crifoe e Vanni di De Stefano in gara 1, che gli ha permesso di arrivare terzo. Valsecchi e Remoto se le sono promesse minacciandosele per tutta la gara, ma alla fine non c'è stato nessun sorpasso. Esatto. Bella gara, tempi altini. Sì, adesso vediamo in gara 2. Vediamo la risposta che abbiamo in gara 2, anche perché si corre ed è l'ultima gara del secondo round del Cremona Circuit. La bandiera verde che sventola dietro, intanto i semafori che si accendono, 1, 2, 3, 4 i semafori che si accendono, i semafori si spengono, via! Inizia la gara con tanto di impennate, impennatine, Valsecchi mi sembra partito nuovamente bene, sì, c'è Crifoe questa volta che stava sopravanzando, mentre andiamo subito con Gelsomino Papa e l'inquadratura proprio ferma e fresca su di lui, che prova a scavalcare qualcuno, mamma mia. Attenzione. Rischio collisione, non è partito benissimo Iari Remoto che si trova terzo in questo momento, Crifoe, anzi forse addirittura è De Stefano che lo ha scavalcato, e si trovano nelle prime quattro posizioni, sempre loro quattro, un'inquadratura larga con Valsecchi, mamma mia, partenza straordinaria, chissà, indugeremo poi su una grande partenza di Valsecchi che prima non aveva creato questo vuoto clamoroso. E cercheremo di capire, anche perché mi sembra che si possa parlare, dopo capiremo anche probabilmente alla fine della gara,
capiremo se verrà data qualche penalizzazione, iniziamo ad avere qualche dubbio. Adesso però Valsecchi, andiamo live, Crifò dietro, remoto e Di Stefano. Che gara ti aspetti, Andrea Tommi? Ma mi aspetto una gara sicuramente molto simile. Remoto forse ha scavalcato De Stef- Crifò, ho visto, adesso vediamo. Mamma mia, Valsecchi se ne va, no, è ancora dietro. Sì, mi aspetto una gara simile a gara 1, con un Valsecchi che già in questo momento sta facendo vedere di aver preso del margine. Quindi vediamo, vediamo adesso. Mi sembra, mamma mia, un po' sorpassi contro sorpassi. Papa è, è ingabbiato, viene, Gelsomino Papa viene sorpassato qui facilmente. Tante moto, non però lo so. Poi rifrena e fa delle frenatone. Oddio. Frenatona staccatona di Gelsomino Papa. Qui è andato largo, Qui è andato largo, infatti è scavalcato. Mamma mia, che spettacolo, è Scaltritti quello, sempre lui, mamma Valsecchi. Super primo giro di Lazzaro Valsecchi, con questo dubbio però che a me permane, Andre, sulla partenza. E dopo capiremo a fine gara, anche con la direzione gara, se verrà presa qualche ammenda o qualche reprimenda. Valsecchi, remoto che ha scavalcato Crifò e De Stefano, sempre loro i primi quattro. Torchio quinto, compare, non vedo Pellegrinelli che non è nemmeno partito a questo punto, Andre. Eh già, non c'è proprio in classifica. Autore di una gran gara 1 Pellegrinelli non si vede comparire, mentre Gelsomino Papa si trova alle spalle di un paio di piloti con i quali se la sta veramente dando. È Baccino, quel Pietro che leggete lì, è Baccino, che si trovava, partiva dall'undicesima piazza, e ci sarà da combattere, caro mio Andrea. Tomio Valsecchi prova ad andarsene. E sì, se n'è andato. Ha già preso un bel margine. E secondo me sta facendo un secondo giro super. Perché lo vedo che sta prendendo Gelsomino Papa. Attenzione. Mamma mia. Non si arrende. A costo di andare largo, va largo e viene, perde qualche decimo e viene scavalcato da Scaltritti nuovamente. Eh sì, continua. Anzi, era di nuovo Baccino. E nella tentativa. Ecco, questa è una cosa che ti ho sempre voluto chiedere. Nel tentativo di foga ne vuole sorpassare, tante volte fai peggio. Sì, esatto, si fanno degli errori perché vai largo. Alla fine per passare uno ti passano in tre, capito? Quindi delle volte è meglio. È meglio temporeggiare, esatto, aspettare, esatto, piuttosto che darsi e cercarsi anche di dare magari un aspetto. Aspettare, vediamo. Sì, ha già come preso margine. Falsecchi ha chiuso in 1:36.989. Iniziano a essere tempi che mi aspettavo. Tempone pazzesco. Ad esempio, il primo dei secondi è Iari Remoto, 1:38.087. Vedi? Un secondo e uno di stacco. Lazzaro sta provando a salutare la compagnia ed andarsene. Sì. Ci permane quel dubbio però, Andre. Questo poi lo deciderà il direttore di gara alla fine. E vi diremo poi quali sono state le decisioni. Le ammende belle sono le solite, ti dà dei secondi di penalità sostanzialmente per una partenza che è avvenuta prima di quello che doveva essere, che probabilmente ha dato lo scatto alla Zero Valsecchi, ma questo lo scopriremo alla fine. Ci terremo il dubbio fino alla fine, probabilmente ve lo riproporremo fino alla fine, capiremo però poi alla fine quello che è successo. In direzione gara Valsecchi, remoto Crifò, De Stefano, Torchio, Gelsi, Fabretti, Allevi, Violi, Scaltritti, Baccino, Gioitta, Papa, Pellegrinelli, che eccolo qua, ricomparire in 14esima, vuol dire che ha fatto una partenza disastrosa. Disastrosa. Ho avuto dei problemi, non sappiamo bene. E non possiamo neanche fare domande, anche perché siamo lontani, evidentemente, dal circuito, dalla gara. Papa è Papa sempre. Non è invischiato sempre in qualche gioco con Gioitta, adesso con Baccino. Ti chiedo, forse qui gli riesce lo scavicchio interno. Sì, gli riesce, si rimette in scia poi di Scaltritti. Poi c'è il rettilineo, può essere sorpassato, può sorpassare, può succedere di tutto, caro mio Andrea Tomio. Sì, sostanzialmente quel rettilineo lì abbiamo visto che è maledetto. È lunghissimo. Giardina sulla rocca. Si giocano alla 16ª piazza. Guarda come va. Vanno, se le danno di santa ragione, mentre sta per ultimare il terzo giro. Lazzaro Valsecchi, ti do qualche raffronto cronometrico per farci. Ad esempio, qui ha alzato la pedivella. 1:37.8. 1:37.8. 1:37.8. Remoto 1:37.6. 1:37.8 De Stefano. 1:38.5 Crifò, che sembra aver perso decisamente smalto. Nel frattempo vediamo. Oh, largo! È entrato? Sì, è rimasto dentro, ma ha subito poi l'attacco, il sorpasso. Evidentemente sto cercando di informarmi. Caro mio Andrea Tomio, tu pensi che io sia non sul pezzo, ma sto guardando i tempi e sto capendo poi. Per Valsecchi, tu dicevi effettivamente una frazione di secondi. Mamma Valsecchi, qui ha tirato un'altra bella tornata.
mentre effettivamente gli altri piloti in pista corrono ma non riescono a tenere il suo ritmo, che è forsennato, inferocito in questo momento. Papa, indovina con chi stava gareggiando? Oscar Dritti. Incredibile. Strano, non l'avrei mai detto. Non l'avresti mai detto. Ci sono anche delle canzoni che dicono non l'avrei mai detto. Quinto giro che sta per essere ultimato da parte di Lazzaro Valsecchi, Iari Remoto, De Stefano e Crifò nelle prime quattro. Quinto Torchio, ma dove prova a sorpassarlo? In posizioni impossibili, ma ci prova sempre esterno e poi prova, secondo te incrocia qua? No, non ce la fa. 1:36.879. È il miglior giro. Io penso che magari l'abbiano anche avvisato, secondo me. Anche perché il Remoto va in 1:38.3, 1:38.4 De Stefano, 1:39.4 Crifò. Dobbiamo fare anche la conta su Torchio, magari 1:43. Sai cosa? Questo può accadere se è una gara, non so, di 20 giri. Allora, 20 giri, tu inizi a dare. Sì, papà! Papà ci sta facendo venire i capelli bianchi. Con Gioitta qui! Dicevo, una gara di 20 giri, inizi a dare un secondo e mezzo al secondo. Allora, si è anche preso quella penalità. No, la puoi ricucire il gap. Cioè, può essere che vinci, sì, ti tolgono 20 secondi, ma hai vinto lo stesso, capito? Quindi questo può succedere. In 7 giri... È difficilissimo. Vuol dire che parliamoci devi dare... È quasi impossibile. Esatto. Devi dargli nemmeno 3 secondi a giro. Esatto. E non mi sembra possibile. E nonostante tutto... E sta tirando, comunque sta andando forte. Sta facendo veramente una gran differenza. Io penso a questo punto che lo abbiano avvisato della probabile falsa partenza. E a questo punto sta provando a dare meglio di sé. Certo. Allora a questo punto dobbiamo anche capire, Andre, poi facendoci un paio di calcoli, dove arriva Valsecchi alla fine della gara. Entriamo nell'ultimo giro. 1:37.2 Valsecchi, che ha guadagnato tantissimo. Gli altri stanno andando più piano, ma dobbiamo capire il raffronto, e questo lo capiamo solo alla fine della gara. Passano Remoto, passa Di Stefano, passa Crifò, passa Torchio, passa Gelsi, sta passando Fabretti con Allevi, stanno passando un po' tutti, Giardina che sta lottando con La Rocca per la 14ª piazza. Tutti passano, ma noi dobbiamo capire che cosa è successo a Valsecchi e come alla fine verrà deciso il suo tempo finale. Esatto, esatto. E sì, poi bisogna farà il calcolo in automatico e nel caso gli dirà la alla posizione. Fine della gara, sicuramente nel collegamento finale, la chiosa finale che dura, avete capito, pochissimo, perché siamo stanchi anche noi, però vi daremo il check finale almeno per capire quanto è arrivato Valsecchi. Esatto. Quanto ha preso di penalizzazione. Una nuova fiction, quanto è arrivato Valsecchi? Per favore, tanto Valsecchi è anche un cognome abbastanza noto nell'ambito delle fiction. Veramente. Papa dentro! È strano che Papa va dentro, si diverte come un pazzo. Gelsomino Papa prova a scavalcare Scaltritti. Valsecchi sta per chiudere il final lap, come l'abbiamo chiamato, 7 su 7. Lazzaro Valsecchi, sempre lui, volando con un'inquadratura che adesso va su Gelsomino Papa, che ci aiuta evidentemente anche a capire quello che è stato. Adesso stiamo arrivando con Lemmi, con una certa pacatezza, con una certa calma, nell'atto finale di quello che è stata questa gara. Ti sei divertito, Andre? Sì, dai, è stata una gara molto più bella assolutamente questa. Molto più scorrevole. Più combattuta, guarda lì, ingressi esterni, interni. Lazzaro Valsecchi taglia il traguardo. E adesso capiamo, c'è un bel margine. Un bel margine ce l'ha, Di 20 secondi evidentemente. Non sono 20 sul Remoto che tiene la piazza su De Stefano. Esulta De Stefano, contentissimo. Esulta Crifò, quarto. Arriva Torchio, quinto. Secondo me grosso modo può essere, se la penalizzazione di 20 secondi è a Torchio che può arrivare. Guarda quanto spazio che c'è. Secondo me è Torchio quello che può provare a prendere Gelsi, Allevi, Fabretti.